un posto al sole anticipazioni, puntate dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023. La drastica decisione di Diego. Lunedì, 30 gennaio 2023. Dopo aver scoperto che Lia Longhi non era imparentata con la famiglia ebrea aiutata dal conte Palladini, Diego inizia a chiedersi chi sia veramente quella donna che pensava di amare. Era solo una semplice badante della defunta signora Rovere e non l'erede dei gioielli trovati nel vano segreto da Alberto Palladini. Adesso, a rimanere coinvolti dal caos che ha colpito la domestica, vi sono anche Roberto Ferri e Marina Giordano che, dopo il licenziamento di Silvana, avevano assunto la Longhi. Nel frattempo, per la piccola Bianca continua a peggiorare la crisi provocata dai suoi compagni di scuola che hanno deciso ormai di emarginarla totalmente dal contesto. Franco e Angela si accorgono del malessere della loro bambina, ma i loro problemi di coppia gli impediscono, al momento, di trovare la soluzione più giusta ed appropriata. Martedì, 31 gennaio 2023. Alice è assalita da pesanti sensi di colpa per aver messo Nunzio nei guai, raccontando la storia della tentata violenza. La giovane trova una preziosa alleata in Marina che la incita a voltare pagina ed a dimenticare quel che è successo con il giovane Cammarota. Nel contempo, quest'ultimo si decide di prendere una decisione necessaria ma sofferta. Frana, invece, il terreno sotto i piedi di Lia che si accorge di aver perso totalmente la fiducia del suo fidanzato. Per il ragazzo, infatti, è arrivato il momento di aprire gli occhi su chi è davvero quella, dolce, ragazza che lo aveva fatto innamorare. Credeva fosse la sua anima gemella, e invece. Viola tiene un discorso ai suoi alunni molto importante. Esso funge come un balsamo per la piccola Bianca. La ragazzina, estremamente provata, ritrova il sorriso grazie ad una visita. Mercoledì, 1 febbraio 2023. Dopo aver scoperto la verità su Alice, Elena deve prendere al più presto una decisione. Deve capire se spingere la figlia ad assumersi la propria responsabilità sull'accaduto, oppure fuggire dalle conseguenze dei suoi errori terribili. Inoltre, per il suo bene, vorrebbe che la ragazza lasciasse Napoli e ritornasse a Londra, in modo da gettare per sempre nel dimenticatoio la sua breve storia clandestina con Nunzio. Dopo il breve incontro fatto, Bianca è più sollevata. Franco e Angela notano la sua felicità. Nel frattempo Viola e Nico sono in forte angoscia per l'imminente inizio del processo a Lello Valsano, pronto a riaprire le loro dolorose ferite mai rimarginate. Il giovane Poggi, inoltre, è chiamato a compiere una difficile scelta che amplifica ancora di più la sofferenza per la morte prematura della sua amatissima sposa. Giovedì, 2 febbraio 2023. Alice ha preso la sua sofferta decisione e si accinge a lasciarsi tutto alle spalle ed a partire alla volta di Londra. Ferri e Marina nulla possono fare contro i suoi fermi e decisi propositi. Elena, invece, è determinata a restare a Napoli. Nunzio, nel frattempo, desidera parlare con Chiara. E si appresta a ricevere, nel frattempo, una sorpresa veramente inaspettata. Forse rivedrà qualcuno? O riceverà una bellissima notizia? Lia, subito dopo il tesissimo faccia a faccia con Diego, incassa una cocente sconfitta. Il giovane Giordano non se la sente di perdonarla per tutte le bugie che ha raccontato. Arriva, infine, per Cerruti un insolito invito da parte di Bufalotto. Lo accetterà? Nico è circondato dall'affetto e dal sostegno morale dei suoi affetti più cari. Le scene relative alla tragica dipartita di Susanna tormentano fortemente il suo animo. Venerdì, 3 febbraio 2023. Ha inizio il fatidico giorno del processo di Lello Valsano. Per Viola e Nico, costituitosi parte civile, si prospetta un periodo molto duro da affrontare, che finisce per acuire ulteriormente la sua sofferenza. Nel frattempo, persistono anche le polemiche virtuali legate al caffè Vulcano. Silvia si trova in grandi difficoltà per non aver preso provvedimenti, stando alle critiche social, contro il suo dipendente Nunzio. Bice vuole partire in crociera con Mariella per provare a staccare un po' la spina dopo gli ultimi problemi che l'hanno tormentata. Salvatore, invece, si sente molto solo ed incompreso da tutti. E si reca dalla vigilessa in cerca di un parere. Anche Castrese ha delle domande da porle. La donna è in forte affanno e non sa davvero come districarsi da tutte queste situazioni, incresciose.
come le consiglierà di agire suo marito Guido?